Oh, ma che cavolo. Non rispondono mai in comune. Decimo Square, sì, la musichetta, adesso c'è la musichetta. Oh, pronto? Sì, pronto. Sì, chiamo con l'ufficio servizi generali? Sì, buongiorno. Senta, io faccio parte dell'associazione X e volevo chiedere delle informazioni per ottenere un contributo. Sì, un contributo economico. Noi volevamo fare un'iniziativa sul territorio, ne abbiamo già parlato con l'assessore e che era molto interessato, un'iniziativa che coinvolge i giovani, coinvolge la città. Sì, a breve, pensavamo fra una settimana e 10 giorni. Come non è possibile? No. Ah, l'iniziativa è possibile farla. Ah, il contributo. Perché? Come mai non ci è stato detto e potevamo chiederlo? Ah, occorre fare un bando? Come mai non è possibile averlo diretto? Ah, ok. Quindi quando ci sono da dare soldi occorre fare un bando. Mi sa dire la norma, almeno poi lo so, articolo 12 della legge 241 del 90, ah ok, legge 241 del 90, articolo 12. E questa impone di fare il bando? E quindi non sono sicuro di poter ottenere il contributo. Ah, allora come facciamo? Dovremmo fare le nostre spese? Ah, quindi è possibile farlo e chiedere il contributo anche per attività già svolte? Lo potete prevedere? Ah, bene, bene. E mi sa dire quali sono i criteri, che cosa dobbiamo... Ah no, certo, è un bando, quindi dovremo leggerli quando verranno pubblicati. E possiamo ottenere il rimborso di tutte le spese? Ah no, sembrava ci fosse una fregatura. E in che senso? Quanto possiamo ottenere? Noi pensavamo così, indicativamente, di spendere 1.000 euro, perché fra volantini, noleggi, sicurezza... L'80%, non oltre l'80%. Anche qui c'è una norma... No, ci sono... Che cosa mi ha detto? Cosa sono? Giurisprudenza della Corte dei Conti. Ora non sono esperto nella materia, però insomma ho capito. Quindi se io spendo 1.000, al massimo ne possono ottenere 800. E devo portare qualcosa? Ah, ovviamente sì, certo. Gli scontrini, tutti, insomma, le pezze d'appoggio per giustificare. Quindi una volta portate quelle, vengo rimborsato. Ah no, quindi ricapitoliamo. Voi fate un bando, ok? E stabilite quando si deve presentare la domanda. Noi partecipiamo, scriveremo che faremo l'iniziativa, eccetera, eccetera. Poi voi stabilirete una graduatoria, immagino, sì, ecco una graduatoria. Chi vince e chi no. E quindi coloro che vincono poi fanno l'iniziativa o portano gli scontrini dell'iniziativa che hanno fatto per ottenere l'80%. Ho riassunto bene? Ah, benissimo, benissimo. Bene, e il bando dove lo trovo? All'Albo Pretorio, quindi in comune? Ah, su internet, certo. E in, che cos'è questa cosa trasparente? In amministrazione trasparente? Ah, ok, una sezione del sito. Sì, un po' so navigare, va bene. Grazie mille, grazie, gentilissimo, gentilissimo, arrivederci.